Allora, siamo con Capitan Conrotto del Chiesa insieme all'attaccante Rizk che ha segnato i due gol decisivi. Un ottimo Chiesa, avete vinto 3-2 su un campo difficile di una buona squadra al vado, ma anche voi ci avete creduto, avete dato il massimo e siete riusciti a vincere. Sì, sapevamo che venivamo a affrontare una squadra forte, composta da un organico importante, giocatori di esperienza e di categoria. E diciamo che è stata secondo me una bellissima partita da entrambe le parti. Poi noi siamo stati bravi a crederci perché vogliamo tenere ancora un po' vivo il sogno che stiamo vivendo quest'anno e cercare di rimanere dentro i playoff in queste ultime 5 partite, che è un passo di crescita per la società rispetto alla salvezza sofferta dello scorso anno. Nel secondo tempo tu sei stato determinante, hai segnato il gol del pareggio del 2-2 e poi il rigore del decisivo 2-3 per voi. Sì, sono molto contento per la doppietta che ci tenevo tanto dopo che sto facendo il Ramadan da 3 settimane, ero ancora in dubbio se dovevo giocare o no e sono contento che ho aiutato la squadra a vincere questa partita, a prendere i 3 punti. Mancano 4-5 partite, 5 Cinque partite. e però proviamo fino alla fine di raggiungere l'Alcione, poi si vedrà. L'Alcione è una squadra molto forte, deve recuperare ancora una partita, siete a 5 punti da loro, comunque state disputando un ottimo campionato. Sì, no, sapevamo che loro erano costruiti fin dall'inizio per l'obiettivo della Serie C. Noi abbiamo preso la consapevolezza partita dopo partita, abbiamo creato un buon gruppo. Ci divertiamo e cerchiamo di. Sappiamo che sarà difficile, però finché possiamo stiamo lì. Poi ti ripeto, ci sono gli altri obiettivi come rimanere dentro i playoff, ricordando sempre che noi l'anno scorso ci siamo salvati in 5 minuti dell'ultima partita, e quindi già questo sarebbe un step successivo per il gruppo, per i ragazzi più giovani, di crescita, e sarebbe un bellissimo risultato. Una squadra che quest'anno ha fatto un campionato totalmente differente rispetto allo scorso, che era neopromossa, probabilmente la società vi ha anche rafforzato nei vari reparti quest'anno. Sì, certo, cioè, poi anche ci ha portato un mister che Ascoli. è Ascoli, che ha già avuto esperienze già da giocatore, da mister, quindi ci ha dato una grossa mano, anche con me mi ha dato una grossa mano a gestirmi un po' bene anche l'ultimo periodo. Sono molto contento. Benissimo ragazzi, da parte mia vi faccio i complimenti per oggi e un in bocca al lupo per il finale di campionato. Grazie, grazie, grazie.